La mafia uccide ancora, assassinati a Palermo un giudice e 3 persone. Palermo e le sue istituzioni, lo Stato e le istituzioni dello Stato sono ancora stati una volta colpiti al cuore dalla mafia. Stamattina verso le 8:10 in un agguato sono stati dilaniati da un'esplosione manovrata a distanza. Il capo dell'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo, Rocco Chinnici, di 58 anni, 2 militari della sua scorta, il maresciallo dei carabinieri Mario Trapassi, di 33 anni, e l'appuntato Edoardo Bartolotta, di 56 anni, oltre al portiere dello stabile dove abitava il dottor Chinnici, Stefano Lisacchi, che si era avvicinato al magistrato per salutarlo come faceva tutte le mattine. La terribile esplosione è avvenuta proprio sotto l'abitazione del dottore Chinnici, dove i criminali avevano imbottito una 126 con almeno 100 kg di tritolo che hanno fatto brillare quando sono comparsi davanti all'ingresso il magistrato, i carabinieri ed il portiere. La poderosa deflagrazione ha provocato una 20ina di feriti e notevoli danni all'edificio e a quelli vicini. Fra i feriti, gli uomini della scorta del magistrato ed occasionali passanti. Rocco Chinnici è il 4º magistrato ad essere ucciso a Palermo nel giro di pochi anni. La serie iniziò con Pietro Scaglione, poi fu la volta di Cesare Ternova, quindi di Gaetano Costa. Tutti magistrati impegnati come Chinnici nella lotta alla mafia. Rocco Chinnici in particolare in questi ultimi tempi stava coordinando le indagini per gli omicidi del prefetto di Palermo, Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie e dell'agente di scorta. Indagini per le quali per i prossimi giorni erano previsti eclatanti sviluppi. Stava anche affrontando con i suoi collaboratori il grave problema del traffico di eroina fra la Sicilia e gli Stati Uniti e proprio qualche giorno fa aveva autorizzato la missione in Thailandia di uno dei suoi più attivi collaboratori, il giudice Falcone, per un approfondimento di indagini sui rifornimenti dall'Asia di eroina agli spacciatori siciliani. Palermo ora è in lutto per questo ennesimo agghiacciante attentato. Le bare con le 3 salme sono state trasportate nella camera ardente allestita al piano terra del Palazzo di Giustizia di Palermo, dove saranno vegliate per tutta la notte. Domani i funerali nella chiesa di San Domenico, ai quali prenderanno parte le massime cariche dello Stato, con il Presidente della Repubblica Pertini, quindi il Presidente del Consiglio Fanfani, il Ministro di Grazia e Giustizia d'Arida e il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura De Carolis e altre autorità regionali e cittadine. Pronto? Sì, dica. Dottore, come lei sa, io ci ho chiamato prima. Sì, sì. Volevo sapere quando lei fa il suo compito e il lavoro che è giusto fare. Sì, sì. Perché ora si sente da mettere a fare una tala a casa. Va bene, sì. E dipende soltanto da lei. Sì, sì. Deve accelerare i tempi perché, no, muore un niente lei. Va bene. Va bene? Va bene. Va bene. Da una vecchia bobina riemerge la voce del consigliere istruttore Rocco Chinnici che subisce per telefono la minaccia di un emissario dei boss. Grazie all'Associazione Nazionale Magistrati che è rinato i vecchi uffici in cui hanno lavorato il dottore Falcone e Borsellino, mi hanno dato l'incarico di reperire tutto il materiale possibile. Tra questo materiale che andavo cercando ho ritrovato questa bobina. La telefonata è stata estratta da un nastro magnetico del tipo a bobina, un po' come questo, qualcosa di molto simile. Probabilmente sarà stato utilizzato un apparecchio registratore uguale o simile a questo che vedete sulla mia sinistra. Questo è un originale, quindi risale ai primi anni 80 ed era in dotazione alle forze dell'ordine. Da quello che è il contenuto della bobina che abbiamo analizzato si intuisce come è stata volontà a ragion veduta del giudice Chinnici fare installare un apparecchio di questo genere sulla linea di casa, quindi sul telefono di casa, tale da poter assicurare le telefonate in entrata e in uscita. Sono già arrivate delle minacce al consigliere Chinnici? Delle minacce appunto per il lavoro che svolgeva e credo delle importantissime indagini, perché se non ricordo male queste telefonate sono dell'80, giugno 80, quindi c'erano diverse indagini in corso, dall'omicidio Mattarella, Michele Reina e qualche altro omicidi eccellenti. Al Palazzo di Giustizia lei ha ritrovato anche una relazione di servizi in cui Chinnici dava conto delle prime minacce che erano arrivate, poi dopo decise di registrare le telefonate che arrivavano. Sì, in realtà quella registrazione si riferisce a una precedente telefonata appunto dove un sedicente avvocato lo invitava ad mettere fuori i ragazzi perché appunto si dovevano fare mettere fuori i ragazzi praticamente fuori, scarcerarli, non so per che cosa. Il dottore Chinnici, prevedendo che avrebbe ricevuto altre
altre minacce, sempre munito appunto di questo registratore. La mattina del 29 luglio lei era col dottore Chinnici, l'unico superstite della strage. La strage praticamente è stata preannunciata molto molto tempo prima. Ricordiamoci che c'è stata la vicenda del libanese Bushir Ben Ghassan, che aveva preannunciato una strage a Palermo. Di quella mattina ricordo praticamente nulla, mi ricordo solo i momenti prima dell'esplosione. Sono state due cose che mi hanno meravigliato: la trappola che hanno preparato gli uomini di Cosa Nostra, la trappola qual era? Che tra la 126 e una 500 loro mi avevano lasciato uno spazio di proposito di circa un metro e mezzo, che lei mi ha proprietario Federico, era molto difficile posteggiare anche per noi. Sono andato a posteggiare proprio in quel varco. L'altra cosa che mi ha serenizzato è stata la presenza dell'appuntato Bartolotta, che praticamente indirettamente la sua presenza mi ha salvato la vita, perché lui non doveva essere di servizio quel giorno, non aveva per le mani la radice trasmittente. Quando sono arrivato sul luogo mi ha pregato di andarla a prendere, quindi vado a prendere la radice trasmittente che si trovava in una sull'Alfa Sud, all'auto di scorta, mi sono seduto in macchina, in quel preciso istante poi è scoppiato il finimondo. In quei giorni precedenti l'attentato il giudice era preoccupato? Uno dei segnali in cui mi sono accorto che il consigliere Chinnici era preoccupato fu proprio il 27 luglio, perché uno di questo segnale qual è stato? Il consigliere stava sempre in giacca e cravatta. Io mi sono accorto quando ci ha convocati il 27 luglio nella sua stanza di pomeriggio, ho notato che era in manica di camicia, così come adesso siamo noi, e già vederlo in questo abbigliamento mi ha stranizzato non poco. Infatti quando ci ha convocati ci ha pregati di stare attenti alla macchina di grossa cilindrata, motore di grossa cilindrata e i furgoni. Quando si dice che a Palermo buona parte dell'economia si fonda sulla droga, non si esagera. I processi che sono stati definiti anche al dibattimento provano in maniera incontrovertibile questa nuova realtà, cioè la mafia, grande imprenditrice, la mafia, grande potenza economica. Scusi dottore, il dovere di un magistrato è quello di... È quello di fare, di lavorare. Lavorava Rocco Chinnici all'insegna del rigore della legge e dell'intelligenza nell'indagine. Siciliano, nato in un paese dominato dalla mafia, aveva fatto della lotta alla mafia, con metodi che fossero all'altezza dei tempi, la ragione della sua vita di magistrato. Dottor Chinnici, vecchia mafia e nuova mafia, che cos'è oggi la criminalità organizzata a Palermo e nel palermitano? Io non parlerei di vecchia mafia e nuova mafia, parlerei sempre soltanto di mafia, perché la mafia è stata e fino a quando malauguratamente l'avremo ancora sarà soltanto mafia, cioè crimine organizzato. Ecco, ma non ci sono nuove forme organizzative, nuove forme delinquenziali? Nuovi metodi, nuovi sistemi, però la concezione, la mentalità, il modo di essere, il modo di pensare è sempre quello di 30-40 anni fa, di un secolo addietro, cioè quello di vivere al di fuori della legge e contro la legge per accumulare illecitamente ricchezze. Ecco, ma la ricchezza che deriva ad esempio dallo spaccio della droga, dalla diffusione degli stupefacenti, non può aver mutato in parte i metodi ma anche le organizzazioni della mafia oggi? Più che l'organizzazione, i metodi e sotto certi aspetti anche il modo di comportarsi, perché la mafia una volta era mafia del feudo, mafia della campagna, poi è diventata mafia delle aree edificabili e del contrabbando di tabacco, oggi la mafia è diventata imprenditrice, ma questo è il secondo momento in cui va presa in considerazione la mafia, in quella che è appunto la utilizzazione di queste enorme accumulazioni di ricchezza, ma come modo di pensare, come modo di essere. La mafia è stata sempre un'associazione, l'ha definita del resto la legge La Torre, è un'associazione a delinquere di tipo particolare, che però caratterizzata dal fatto che persegue questo illecito arricchimento, arricchimento con qualunque mezzo, ma soprattutto con mezzi illeciti. Ma bastano le leggi che ci sono attualmente per poter combattere la mafia, soprattutto l'ultima recente legge antimafia che permette gli accertamenti patrimoniali, accertamenti fiscali e parla di associazione mafiosa? Ha dato un contributo e in che termini? Qui a Palermo soprattutto? Veda, io ritengo
che la legge La Torre, la legge Rognoni La Torre, perché la legge è la integrazione dei due disegni di legge, è il solo strumento veramente efficace che può combattere il fenomeno mafioso. Perché? Perché colpisce le associazioni mafiose appunto nella ricchezza illecitamente acquisita. E se noi abbiamo detto poc'anzi che scopo principale delle associazioni mafiose è quello di pervenire all'accumulazione della ricchezza, poiché la legge colpisce la mafia appunto nell'accumulazione della ricchezza, io dico che l'unico strumento legislativo veramente valido ed efficace è appunto la legge Rognoni-La Torre. I mezzi e gli uomini a vostra disposizione per fare le indagini sulla mafia, per combattere la mafia, sono oggi sufficienti? E guardi, io non posso che ripetere quello che ho detto altre volte e in altre sedi. La legge richiede un maggior numero di magistrati e soprattutto una specializzazione e una particolare qualificazione non soltanto dei giudici, ma anche della polizia giudiziaria e delle altre polizie che collaborano con col magistrato. Mi riferisco alla polizia tributaria e in genere a tutti coloro i quali sono chiamati a questo difficile compito di combattere le associazioni mafiose. All'interno del suo palazzo il mafioso, come lo può avere all'interno del palazzo di giustizia, all'interno del palazzo della prefettura o in altre istituzioni. Ecco perché è difficile, molto più difficile sradicare la mafia che non le brigate rosse o le brigate nere. Sono a Palermo per raccontare un uomo per bene che ha sfidato la mafia e pagato il prezzo della sua grande onestà. Un uomo dello Stato che ha combattuto per far trionfare la giustizia, il giudice Rocco Chinnici. Ricordiamo l'uomo e il magistrato con i ragazzi del liceo Vittorio Emanuele II di Palermo. Per me la mafia è tutto, ma non è niente. Per me la mafia è l'ignoranza. Una specie di cancro, diciamo, perché comunque inaspettato colpisce tante cose e non sai come difenderti da un certo punto di vista. La mafia è un fenomeno sociale, politico ed economico. Quel fenomeno che copre i buchi lasciati dallo Stato, che comunque si muove su diversi piani, a diversi livelli. Quindi c'è un piano sociale che è quello che nasce nel momento in cui la gente e la popolazione inizia a ragionare in maniera mafiosa e ad avere quel tipo di mentalità. E poi un piano criminale, che è quello che tutti sappiamo e passa alle cronache. Siamo in via Federico Pipitone numero 59 e quel 29 luglio dell'83 era un venerdì e come oggi faceva molto caldo. Il giudice Chinnici aveva l'abitudine di svegliarsi molto presto e intorno alle 8 ad attenderlo qui c'era la sua auto blindata e a guidarla era Giovanni Paparcuri. Oltre al Paparcuri ad attenderlo c'erano anche il maresciallo dei carabinieri Mario Trapassi e l'appuntato Salvatore Bartolotta. La figlia Caterina e la moglie Tina erano fuori Palermo, allora saluta la figlia Elvira e Giovanni e scende giù nel portone. Mi ricordo che due giorni prima, era un pomeriggio, era il mio turno ed ero nell'anticamera del suo ufficio e ci chiamò. E per la prima volta lo vidi senza cravatta e senza giacca, con le maniche della camicia risvoltate. E questo mi stranizzò non poco.
Infatti l'ho visto pure preoccupato e comunque ci disse solo di stare attenti alle macchine di grossa cilindrata, alle moto di grossa cilindrata e ai furgoni. E comunque ci diede la facoltà di scegliere se continuare a lavorare con lui. Tutti in coro, come se eravamo all'unisono, gli abbiamo detto: consigliere, mi sta dicendo continuiamo, non si preoccupi. Davanti al portone era parcheggiata una Fiat 126 verde, era imbottita di tritolo. L'esplosione è fortissima, saltano tutti i vetri nell'arco di 400 metri. Chinnici, Trapassi, Bartolotta e Lisacchi, che era il portiere del palazzo, perdono la vita. L'autista Giovanni Paparcuri è gravemente ferito. Anche nelle case circostanti ci sono molti feriti. Sono le 8.05 e niente più come prima. Questo è il Teatro Massimo e oltre ad essere una meta turistica, qui in questa piazza alcuni palermitani dopo l'attentato a Chinnici sono scesi appunto qui per far sentire, oltre la loro vicinanza ai familiari appunto della famiglia Chinnici, anche diciamo, hanno cercato di mandare un messaggio ai mafiosi, cioè voi non vincerete, noi non abbiamo paura di voi, anzi vi sconfiggeremo. Quindi i cittadini prendono coscienza della presenza e della violenza con cui agisce la mafia? Sì, esatto, è diciamo la prima volta che appunto i palermitani, la cittadinanza palermitana si fa sentire, anche perché è la prima volta che un magistrato viene ammazzato con un'autobomba. Quindi appunto questo delitto ha destato tanto scalpore e tanto stupore nella cittadinanza. Così Rocco Chinnici nella sua ultima intervista prima di essere ucciso. Sui tavoli dei miei magistrati passano tutte le indagini sui delitti più clamorosi della mafia e sugli affari internazionali, dall'omicidio dalla Chiesa al traffico di armi e di eroina col Medio Oriente, la Sicilia e gli Stati Uniti. Certo le indagini sono difficili, un risultato comunque lo abbiamo raggiunto, individuare il contesto in cui si muovono i boss mafiosi, accertare i legami tra i delitti e gli affari, tentare di ricostruire la trama da cui poi, come bracci separati, si dipartono tante imprese criminose. Senza una visione d'insieme è impossibile combattere la mafia. Nel novembre del 79, Chinnici viene promosso consigliere istruttore al Tribunale di Palermo. È un incarico molto difficile. Il suo predecessore Cesare Terranova è stato ucciso solamente 2 mesi prima e non è stato l'unico. Rispettivamente nel 71 e nell'80 hanno perso la vita Pietro Scaglione e Gaetano Costa. Questo ci fa capire il clima di Palermo in quegli anni. Quando Chinnici arriva all'ufficio istruzione, la mafia è ancora un fenomeno poco noto a Palermo. Infatti sarà proprio lui a prendere l'eredità di Terranova per andare avanti nella scoperta della struttura di Cosa Nostra. Ci può spiegare qual era la funzione del giudice istruttore, dato che oggi non esiste più questa figura? Era una figura che era presente nel vecchio codice di procedura penale fino al 1989 ed era una sorta di motore dell'accusa. Era quella figura appunto che istruiva il processo e portava poi il fascicolo in sede di dibattimento e quindi di processo vero e proprio. Per certi versi può essere paragonata a quella che oggi è il pubblico ministero. Il giudice Chinnici ha cambiato radicalmente il sistema di azione nei confronti della mafia con la creazione appunto del pool antimafia. Com'è nato? Cosa mi può dire su questa invenzione?
Nel 79 lui arriva alla guida dell'ufficio istruzione e subito dopo chiama accanto a sé due giovani magistrati, all'epoca sconosciuti, Giovanni Falcone che viene dalla sezione fallimentare e Paolo Borsellino che viene addirittura dal civile e Peppino Di Lello che viene dalla pretura, quattro magistrati, quindi compreso Chinnici, che iniziano a lavorare fianco a fianco su tutti quelli che sono gli omicidi di quegli anni, gli omicidi eccellenti, perché tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 c'è proprio questa seconda guerra di mafia, la scalata dei carlonesi a Palermo con omicidi eccellenti, il presidente della regione Mattarella, il segretario regionale del Partito Comunista La Torre, il prefetto Dalla Chiesa, giornalisti come Impastato e Francese, ma anche esponenti delle forze dell'ordine come Boris Giuliano o anche altri carabinieri caduti sul campo proprio per le loro indagini su Cosa Nostra. Chinnici intuisce che lavorare a fianco e condividere quelle che sono le risultanze investigative di quell'omicidio sicuramente può servire a costruire una rete di informazioni importantissima che porta poi a quello che è l'embrione del maxi processo. Nello Stato dell'82 c'è appunto questo famoso fascicolo che si chiama Michele Grego più 161, che è proprio la vera radiografia di quella che è la mappa criminale della mafia in quel momento, e sarà proprio l'embrione di quello che sarà il maxi processo che si aprirà nell'86 solo dopo la morte di Chinnici. In cosa consiste e qual è l'importanza della legge La Torre, appunto? Sì, la legge Rognoni La Torre, che entra in vigore nel settembre dell'82 dopo l'ennesimo omicidio eccellente, quello del prefetto Dalla Chiesa, introduce il reato di associazione mafiosa e in più dà la possibilità di aggredire i patrimoni mafiosi con il sequestro e la confisca dei beni, in definitiva. Una legislazione, una norma alla quale Chinnici teneva molto, fu uno dei fautori di questa norma, perché consentiva di aggredire quella che poi era la linfa vitale della mafia, cioè il patrimonio, la rintracciabilità del denaro. Chinnici sancisce di fatto la sua condanna a morte nel momento in cui mette il naso nei conti correnti dell'alta borghesia mafiosa palermitana, che in quel momento era rappresentato in particolare da due esponenti in prima linea dell'economia siciliana, che erano i cugini Ignazio Salvo, i cosiddetti esattori di Salemi, i vice re, che avevano la riscossione delle tasse e delle imposte in Sicilia con un agio elevatissimo, e furono proprio loro a chiedere a Cosa Nostra di eliminare Chinnici, nel momento in cui Chinnici si avvicinava sempre più velocemente al loro arresto. Ma negli anni di Chinnici qual era la percezione che la società aveva della mafia? La consapevolezza c'era, perché c'erano veramente diversi morti ammazzati l'anno, però ancora non c'era la coscienza civile che nascerà successivamente alle stragi del 92. Basta vedere le immagini dei funerali del procuratore Costa ammazzato nell'agosto dell'80. In chiesa non c'era la cosiddetta società civile. Cambierà poi questa sensibilità da parte dei cittadini quando addirittura dopo l'uccisione di Borsellino nel 1992 ci sarà la reazione da parte dei giovani della città, che occuperanno anche simbolicamente anche alcuni palazzi istituzionali, e anche la stessa cattedrale dove si tengono i funerali di Borsellino viene cinta d'assedio dalle forze dell'ordine, perché c'è questa reazione della società civile, dei ragazzi, soprattutto delle giovani generazioni di quel periodo, che cercano appunto di dare una scossa a quella che era l'insensibilità degli anni prima. Così il giudice Chinnici ci racconta cos'è la mafia. In un'intervista al giornale I Siciliani, diretta da Giuseppe Fava, assassinato a Catania il 5 gennaio 1984. La mafia è stata sempre reazione, conservazione, difesa e quindi accumulazione della ricchezza. Prima era il feudo da difendere, ora sono i grandi appalti pubblici, i mercati più opulenti, i contrabbandi che percorrono il mondo e amministrano migliaia di miliardi. La mafia è dunque tragica, forsennata, crudele vocazione alla ricchezza. A Palermo negli anni Ottanta è in corso una guerra. Da una parte c'è la mafia, che ha grandi interessi economici da difendere. Dall'altra ci sono i buoni, gli uomini per bene, che rischiano la vita per difendere e affermare la giustizia. Uomini dello Stato come i giudici, ma anche persone comuni e giornalisti che non si piegano. Buoni e cattivi vivono nella stessa città, nella stessa via, a volte anche nello stesso palazzo. Ma i buoni si riconoscono sempre dai cattivi. Hanno uno sguardo diverso.
non ci faceva mai pesare quello che lui aveva sulle spalle. Io lo ricordo quando, nonostante i suoi impegni, faceva il rappresentante di classe al liceo, il giudice Chinnici. Era con mia madre, facevano il rappresentante di classe e sicuramente si occupava di grandi indagini di mafia, ma quando c'era il pomeriggio da fare il consiglio di classe e occuparsi per tutti noi del problema, del programma scolastico, di come stesse andando la classe, eccetera, era lì. Quando un magistrato non è solo un magistrato, ma è innanzitutto un cittadino e un padre di famiglia. Di lui ricordo sempre questa grandissima capacità di dare affetto, di essere sempre presente nella vita di noi figli. Questa, ecco, da adulto gliela invidio, questa capacità, anche se lui stava pochissimo a casa perché lavorava molto, in realtà era una presenza costante nella vita della famiglia, era il pilastro attorno al quale la vita della famiglia si svolgeva. Era un uomo estremamente allegro, capace di trasmettere l'allegria in tutte le persone che erano vicine a lui, capace di grandi slanci di affettuosità nei confronti di noi figli, rigoroso, autorevole, anche un po' autoritario, però anche i suoi spunti, ecco, di durezza che non mancavano nei confronti di noi figli, e questa anche componente autoritaria del suo carattere, gli si perdonavano perché facevano parte di questa grande generosità che contraddistingueva la sua personalità. Come figura era una figura al contempo autorevole, cioè poteva anche ispirare un po' di soggezione, perché era una persona anche robusta. Questa stretta di mano me la ricordo benissimo. Infatti io ho imparato dalla sua stretta di mano, che era proprio fortissima, a distinguere le persone anche sulla base della stretta di mano. C'è quella stretta di mano forte, trasparente, sincera, e proprio Lucia l'aveva così. E quelle strette sfuggenti di chi un po', diciamo, ha tante facce, che invece potrebbero, poi non è sempre detto che sia così, attenzione, però potrebbero un po' mettere sull'avviso. Quindi una persona autorevole, una persona che poteva anche mettere soggezione, ma poi una persona simpaticissima, una persona molto alla mano e che ci teneva moltissimo al rapporto con i ragazzi. Questa è la nostra scuola, il Vittorio Emanuele II. Tra il lavoro di Chinnici e le scuole c'era una forte correlazione. Infatti aveva capito che doveva avvicinarsi sempre di più ai cittadini, ma soprattutto ai giovani, e quindi andava nelle scuole a parlare di mafia, di droga. Infatti aveva capito che la sua non era soltanto una battaglia istituzionale, ma soprattutto sociale e culturale. Infatti fu il primo giudice ad andare nelle scuole a parlare con i ragazzi. Così Chinnici spiega gli incontri con i ragazzi delle scuole. La mia non è una perdita di tempo, un diversivo. Parlare ai giovani, alla gente, raccontare chi sono e come si arricchiscono i mafiosi fa parte dei doveri di un giudice. Senza una nuova coscienza, noi, da soli, non ce la faremo mai. L'Ora di Palermo è stato un giornale storico fondato dalla famiglia Florio. È stato fra i primi a fare inchieste sulla mafia, a scrivere i nomi dei mafiosi in prima pagina, a rompere il silenzio. E per questo, tre dei suoi giornalisti, Cosimo Cristina, Giovanni Spampinato e Mauro De Mauro, sono stati uccisi. Quando le autoambulanze sono ripartite per Villa Sofia, per terra sono rimasti i resti di quattro corpi. Sul marciapiede, fra i rottami delle auto e un bar completamente sventrato dall'esplosione, il cadavere del giudice Chinnici. Qualcuno dice: non può essere il dottor Chinnici, stava andando in tribunale, non poteva andarci in pantaloncini, deve essere un meccanico del garage qui vicino. La risposta secca, rotta dalla rabbia, arriva da un funzionario di polizia. Ma che pantaloncini, che cosa dite? Non vedete che è la bomba che ha distrutto anche i vestiti? È un viaggio nei giorni dell'attentato, titolo dopo titolo, fotografia dopo fotografia. Sono archiviate tutte le emozioni di quei giorni. Sfogliando queste pagine mi sembra di rivivere le stesse emozioni di chi in quei giorni ha comprato il giornale. Leggendolo forse si sarà indignato e forse avrà pianto. Thank you.
sacrifici di Chinnici non sono stati vani. È il 10 febbraio 1986, si apre quello che passerà alla storia come il maxi processo a Cosa Nostra. Nessuna aula a Palermo era abbastanza grande da contenere un processo di simili dimensioni. Quindi in pochi mesi viene costruita proprio accanto al carcere del Lucciardone quest'aula che verrà denominata Aula Bunker. Gli imputati sono all'incirca 460, vengono emanati 19 ergastoli e un totale di anni di reclusione superiore ai 2665 anni. Il maxi processo è il più grande procedimento penale mai celebrato al mondo. Per la legalità. Sì. E soprattutto è anche un messaggio nei confronti della popolazione, un messaggio che dice che esistono delle persone che sono realmente disposte a sacrificare anima e corpo per la causa. Ed esistono anche persone che, cioè quando si parlava di mafia, era un fenomeno indefinito, ci sono le facce delle persone che la costituiscono, si mette la faccia della persona in primo piano, la faccia del mafioso, che non era conosciuto, chi era il mafioso, non si sapeva. Era un fenomeno così indefinito, astratto. Blank, page, 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 blank. Siamo in via Notar Bartolo 23. Qui è dove hanno abitato Giovanni Falcone e sua moglie Francesca Morvillo. Dopo il 23 maggio 1992, quest'albero è diventato un simbolo dove migliaia di persone lasciano i loro pensieri a favore della legalità. Poco tempo dopo la morte di Falcone è stato trovato spontaneamente affisso una lettera ed è per questo che comunque nel corso degli anni, ogni 23 maggio anche, in cui appunto si ricorda la morte di Falcone, vengono trovati sempre di più segni del passaggio comunque di qualcuno. Per esempio troviamo lettere di persone che provengono da Reggio Emilia, da Roma, comunque da varie parti dell'Italia. Mi colpiscono tantissimo questi biglietti, soprattutto dei ragazzi delle medie, delle elementari, no? Ci sono tantissime scritture dei bambini. Sì. È come se tutto quello che ha iniziato anche Rocco Chinnici non fosse andato perduto. Per dire, guardate, sono proprio i fogli dei loro quaderni. Uno scrive: uomini coraggiosi, consapevoli di rischiare la propria vita, ma nonostante tutto hanno continuato a lottare contro la mafia. Per me Paolo Borsellino e Giovanni Falcone sono stati grandi eroi e spero che la loro morte non sia stata inutile. Come se proprio trasparisse la speranza di un cambiamento. Chinnici ogni giorno si svegliava alle 4 del mattino e si sedeva a questa scrivania per lavorare i suoi casi. Forse aveva il presentimento di non avere più tempo e voleva usare ogni istante possibile per scoprire gli intrecci mafiosi che tenevano sotto scacco la vita di un paese. Per me l'immagine consueta, perché io ho la stanza in fondo al corridoio, teneva la porta aperta, quindi era quello, quando mi alzavo vedevo papà che seduto alla scrivania che scriveva, insomma, o leggeva. Dottor Chinnici, per un uomo che lottava per la libertà, com'è stato dover essere privato di quella stessa libertà per cui lottava, appunto con la scorta, diciamo una privazione non solo fisica ma anche psicologica? La restrizione della libertà fisica è un problema, ma la restrizione della libertà di scelta, della libertà di determinazione è qualcosa di molto più grave.
Quindi il suo essere, come dire, costretto a non svolgere una vita libera dal punto di vista fisico, però era la condizione per poter essere libero dal punto di vista, come dire, umano, delle scelte, del lavoro, della professione. Quindi questa era la vera libertà, ed era la libertà per la quale lottava. E credo che, ripeto, generalmente quando, soprattutto i giovani, mi chiedono la motivazione di questa sua scelta, certamente la libertà è ai primissimi posti, perché era proprio per la libertà non tanto sua individuale. Lui era libero, aveva una dimensione umana e professionale che gli consentiva di essere profondamente libero, ma per la libertà proprio dei ragazzi, dei giovani. Che lui, tra l'altro, mi diceva sempre: guarda che la libertà, ma questo credo che lo capiamo tutti, non è solo la libertà di uscire e fare tardi la sera, ma è la libertà di scegliere il proprio futuro. E il problema è che noi oggi in Sicilia ancora questa libertà non l'abbiamo. O perlomeno non c'è il livello di libertà di scelta che ci dovrebbe essere se ci confrontiamo col resto del paese. Ed è per questo che io ho un figlio di 6 anni e io è per lui che lotto e mi impegno, perché spero che almeno lui, non so se ci riuscirò, ma che almeno lui abbia la possibilità di scegliere di rimanere in questa terra e di rimanerci potendo essere libero di fare le sue scelte e non costretto ad andarsene o rimanere qua non potendo fare le scelte libere. Mio marito non avrebbe potuto essere diverso da quello che era, nemmeno se avesse saputo che continuando sulla strada della sua rettitudine avrebbe trovato ad attenderlo una morte così terribile. Tina Chinnici.